È in corso di svolgimento a Pollica l'appuntamento annuale della Comunità delle Vele, il sodalizio creato da Legambiente tra i comuni costieri insigniti del riconoscimento delle vele assegnato dall'Associazione del Cigno Verde e dal Touring Club Italiano. 3 giorni di incontri, confronti e dibattiti fino all'8 aprile sul tema dello sviluppo sostenibile delle località costiere italiane e sullo scambio di buone pratiche tra le stesse. Il tema portante dell'incontro di quest'anno sarà la dieta mediterranea e le occasioni di turismo che si creano attorno ad essa. Beh, è un luogo di ritrovo, uno spazio di confronto e di crescita collettivo fatto dai sindaci delle vele di Legambiente, quelle amministrazioni che negli anni sono cresciute insieme a noi nella difesa dell'ambiente e nella sostenibilità del turismo. Lo scambio di buone pratiche, la condivisione degli obiettivi fa della comunità delle vele davvero un workshop permanente su quello che è la sostenibilità ambientale del turismo, sulle nuove soluzioni per stare meglio sul mercato anche. Assolutamente, peraltro in particolare l'Italia sul mercato internazionale è ricercata da un turismo che chiede la sostenibilità ambientale, e soprattutto il turismo nord europeo viene in Italia cercando panorami mozzafiato, caratteristiche naturali straordinarie. Noi abbiamo il compito di difenderlo perché l'ambiente ha un valore in sé, ma guardate, questo è davvero anche il futuro dell'Italia. Sicuramente fondamentali per un nuovo tipo di sviluppo che naturalmente in nuce già fatto molti passi, ci sta molta più consapevolezza che nel passato, per questo Legambiente ha scelto anche questo luogo come incontro delle comunità italiane più virtuose dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Parliamo di mare, ma parliamo anche di turismo lacustre, parliamo di turismo in generale. La cosa fondamentale è fare un salto di qualità che vada dalle singole eccellenze ai tessuti connettivi rappresentati dai territori, e crediamo che anche da questo punto di vista i tempi siano maturi. Si tratta adesso di valorizzare il più possibile tutte queste ricchezze, le diverse forme di turismo. Tra gli ospiti anche il direttore del parco archeologico di Paestum, Gabriel Suchtriegel. Sì, e c'è anche il paesaggio magico che vediamo alle nostre spalle. Tutto questo forma un unico patrimonio estremamente ricco, da scoprire ancora, soprattutto per chi viene da fuori. Il Cilento con il patrimonio archeologico, però anche quello storico, artistico, paesaggistico, è appunto la dieta mediterranea che, come sappiamo, nasce in tempi molto antichi e nella quale i greci giocano anche un ruolo fondamentale.